quella gaffe sulle donne d'Elis sembra ormai un vecchio ricordo. Paola Perego ha appena concluso il suo ciclo in seconda serata su Rai 1 con Non disturbare. Un format di successo, piaciuto molto ai telespettatori che l'hanno premiata nonostante l'orario e la stagione estiva con un discreto share. La conduttrice televisiva ha ospitato nel suo salotto personaggi di spicco del cinema, come Nanki Brilli e Anna Falchi, o della televisione come Simona Ventura, prossima alla conduzione di Temptation Island VIP. Insomma, per la Perego è stata un'estate ricca di lavoro. La conduttrice televisiva, dopo quanto accaduto nel 2017, ne aveva davvero bisogno. Anche per quanto accaduto nella vita privata. Queste ultime settimane sono state parecchio tormentate per via dell'operazione subita dal marito della Perego. Il manager Lucio Presta ha subito un delicato intervento. E Paola, su Instagram, ha voluto comunicare la sua paura ai follower. Torno a casa, starò vicino a lui in salute e in malattia. Se da una parte questa estate 2018 sarà ricordata da Paola Perego per l'operazione subita dal marito manager, dall'altra ci sarà spazio per un dolce ricordo. Sì, perché la conduttrice TV presto diventerà nonna. La figlia Giulia Carnevale, come ha rivelato lei stessa sul proprio profilo Instagram, è in dolce attesa. Giulia, laureata in economia, è la prima figlia della conduttrice nata dal matrimonio finito con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Oltre a lei la coppia ha avuto anche un maschio, Riccardo. Ora Giulia, 26 anni, aspetta un bambino dal compagno Filippo Giovannelli. E Paola Perego si appresta a diventare una giovane nonna. A proposito della fine del matrimonio con Andrea Carnevale. In passato, proprio Paola Perego ha raccontato il suo dramma. 20 anni fa la Perego si ritrovò improvvisamente da sola, con due bimbi, appunto Giulia e Riccardo, che avevano rispettivamente 4 anni e pochi mesi. Ero disperatamente sola. Il mio bambino soffriva d'asma, non dormiva la notte. E io avevo paura a prenderlo in braccio. Temevo di buttarmi dalla finestra insieme con lui. Ha detto Paola Grazia. La Perego ha raccontato come a salvarla sia stato il lavoro. Soffrivo di attacchi di panico, e non volevo ammetterlo. Me ne vergognavo, perché mi sembravano una debolezza inaccettabile. Non riuscivo a fare cose banalissime, come guidare, ha aggiunto Paola. A salvarla, appunto, il lavoro. Per anni è stato l'unica cosa che io riuscissi a fare in pubblico. Ma quali sono le curiosità da conoscere assolutamente su Paola Perego? Oggi la conduttrice televisiva ha 52 anni essendo nata a Monza il 17 aprile del 1966. Paola oggi ha un'altezza pari a 1,72 metri mentre il peso corporeo è di 58 kg. Anni fa la Perego ha impressionato i suoi fan. Ha ridotto il seno di 2 taglie e perso 15 kg, tornando alla Paola dei 20 anni, grazie a una dieta sana ed equilibrata. Intanto, la Perego si prepara a una nuova avventura televisiva. Durante un'intervista rilasciata a Libero,
Paola Perego ha confermato la seconda edizione di Super Brain, il talent di Rai 1 dedicato alle abilità della mente umana.